Il progetto Includis è un progetto di inclusione sociolavorativa rivolto a persone con disabilità e fragilità, finanziato dalla Regione Sardegna, i cui beneficiari sono le ATS, cioè associazioni temporanee di scopo, formate da un ente pubblico, nel nostro caso il Comune di Cagliari, e alcune cooperative e associazioni del terzo settore appartenenti al territorio cagliaritano. È un progetto che è ben pensato a monte, finalizzato a favorire appunto l'inclusione di queste persone in una maniera protetta. Durante la prima fase del progetto abbiamo lavorato sulla ricerca delle aziende e su una selezione con colloqui conoscitivi per appunto i tirocinanti. Mi hanno chiesto se ero disponibile a ospitare all'interno di un progetto, che poi è il progetto Includis, dei ragazzi che avrebbero potuto fare il tirocinio qua. E io sono stata subito disponibile perché comunque penso che il contatto con la natura e con gli animali sia molto importante per superare diverse situazioni di crisi nelle persone. Allora, devo dire che quando ci hanno fatto la proposta siamo rimasti un po' perplessi, perché non pensavamo di poter accogliere dei ragazzi diversamente abili nella nostra struttura. Invece, una volta arrivati qui, ci siamo accorti che era esattamente il contrario. Si sono inseriti benissimo, hanno lavorato benissimo con noi e ci hanno insegnato tantissimo, perché arrivavano ogni mattina al lavoro col sorriso, e questo ha permesso a tutti noi di essere un po' più contenti giorno per giorno, imparare a conoscerli e imparare a lavorare con i loro ritmi, che, devo dire la verità, sono un po' più umani dei nostri. Abbiamo accettato veramente molto, in maniera molto positiva, il progetto che ci è stato proposto diciamo dal comune e poi dalle cooperative che aderiscono al progetto, quindi il progetto Includis, quello di ospitare presso i nostri punti vendita delle ragazze e dei ragazzi per in qualche maniera fargli vivere insomma, l'attività lavorativa, fargli vivere quello che è il mondo quotidiano, no? Il progetto Includis è un progetto importante per il Comune di Cagliari. È stata ed è un'opportunità che il Comune ha voluto cogliere per le sue ricadute positive nel settore di riferimento. Quindi attraverso il progetto Includis abbiamo concentrato tutta la nostra attenzione attraverso i servizi sanitari, attraverso gli enti che hanno aderito e gli operatori del terzo settore, cooperative, associazioni, abbiamo concentrato la nostra attenzione sui nostri utenti, cioè su quella fascia di utenza che presenta delle forti fragilità, che hanno condizionato e che condizionano l'avvicinamento e l'inserimento nell'ambiente lavorativo. Includis nasce da un'idea di realizzare sul territorio quanto più possibile interventi complementari che consentano di parlare di progetti di vita indipendente o progetti di vita in autonomia, partendo dagli interventi già in atto nella Regione Sardegna. Come direzione generale delle politiche sociali abbiamo ritenuto di affiancare i progetti di assistenza per le persone con disabilità grave, i progetti di autonomia, con quello che poteva essere un intervento che andava a rafforzare l'autonomia delle persone, perché gli consentiva di inserirsi nel mondo del lavoro. Il bando Includis è una nuova esperienza e opportunità nel mondo del lavoro. Per far capire che tutte quelle persone che la società immaginano hanno le capacità e le possibilità di lavorare.
finito, guarda, il piatto è completo. I piatti sono pletti, cioè i dolci sono pletti. Quello che secondo me deve spingere un'azienda comunque a ospitare questi tirocini è il fatto che comunque sia dobbiamo cercare di essere sempre utili agli altri, e insegnare quello che abbiamo da dare, magari anche ricevere, perché comunque non sempre siamo noi che dobbiamo dare, danno molto anche gli altri a noi. In ognuno di queste persone ho visto un cambiamento assoluto, passare dalla paura all'insicurezza, ad avere forza in loro stessi, ad essere sicuri, a diventare un lavoratore. Prima di tutto un aspetto positivo è stata la collaborazione attiva da parte delle aziende che hanno voluto credere in questo progetto e hanno voluto lavorare insieme alle cooperative proprio per migliorare quelle che erano le competenze dei tirocinanti, in modo tale da poter essere poi queste competenze essere spese nel contesto aziendale. Un aspetto che sicuramente potrebbe essere migliorato è quello di prevedere dall'inizio del progetto delle azioni per facilitare e aiutare le aziende nel momento dell'assunzione, proprio perché ci sono capitate delle aziende che c'era la disponibilità da parte del tirocinante, la disponibilità da parte dell'azienda, ma diciamo che ci sono molto spesso dei problemi economici per delle nuove assunzioni, quindi sappiamo benissimo che ci sono dei problemi territoriali che diciamo sul quale questi progetti dovrebbe in qualche modo tamponare e supportare per creare l'inclusione, una vera e propria inclusione lavorativa, non più solo sociolavorativa. Si crea un rapporto di supporto dove tutti siamo orientati sul cerchiamo di far sì che il tirocinante viva questa esperienza nel modo più naturale e positivo possibile. Sicuramente per superare questi ostacoli la cosa fondamentale è fare un po' di informazione. Quindi far sì che la società sia a conoscenza anche di questa realtà, perché troppo spesso subentra il pregiudizio. Tante volte non si riesce a dare una possibilità o comunque a prendere in considerazione persone che magari hanno appunto una diagnosi come una disabilità intellettiva o sofferenza mentale, quindi non è semplice. Giustamente si ha paura delle cose che non si conoscono. Per me il progetto Inclusi è stato una nuova esperienza e un'apertura delle proprie capacità. Ho imparato a mettermi in gioco, a non dire no. Sto cercando di superare i pregiudizi verso me e verso gli altri. Davvero umano, ho imparato che rimane in mezzo alla gente, tramite con i clienti, con il personale pure, per quello. Che prima non ce la facevo, capito, per quello. Allora, praticamente io non conoscevo Includis e ho attraversato un periodo molto difficile della mia vita e sono andata a fare questa domanda sinceramente senza sapere neanche cosa stavo facendo. Soffrivo di ansie, di attacchi di panico, non prendevo autobus e dunque, cioè, più andavo a lavorare più questa paura passava, perciò è stato veramente importante questo passaggio. Niente, sì, è stata un'esperienza molto positiva perché mi ha permesso di riacquistare fiducia in me stessa. È stata forse l'esperienza lavorativa più importante, perché non solo per la durata, ma anche perché ho imparato non tanto tecniche di lavoro, ma soprattutto ho imparato a mettermi in discussione. Ho imparato a superare quello che comunque avevo un po' più di difficoltà. E ho imparato molto dagli altri e per questo comunque sono molto contenta di questa esperienza. La mia prima conquista grazie a questo progetto è stato il fatto molto di
di non giudicarmi, di avere anche la possibilità di poter sbagliare senza comunque farne una tragedia o senza comunque stare lì a pensare magari non sono capace, magari non ce l'ho fatta. Cioè sbagliare ma nel modo giusto, sbagliare imparando, sbagliare crescendo e imparare comunque anche ad apprezzarmi e a riconoscere anche i miei punti di forza e anche i miei punti deboli. Ah, io lavoro alla Cona in via dei Valenzani, metto a posto merendine, cioccolati, oppure molte volte cambio anche di reparto. È stata una bella esperienza che la rifarei 100 volte perché mi hanno trasmesso molta, molta allegria e molta positività in tutti, sia i colleghi che la responsabile e il direttore. E io gli voglio un mondo di bene, grazie. No, più che altro non lo cambierei questo posto perché sono talmente felice che andare via sarebbe... Mi piange il cuore, mi piange molto, molto, molti. Mi sta facendo crescere mentalmente. I miei colleghi mi stanno dando molto, molto coraggio, molto. Concentrarmi sul lavoro, non pensare a niente. Questa è una cosa per me, è una cosa bellissima, perché mi ha fatto uscire dalla monotonia di casa, stare in casa. Cioè, un po' mi annoia, ma invece il lavoro mi ha cambiato la mia vita. Allora, a livello umano ho imparato che è molto bello perché ho trovato delle persone veramente amorevoli che mi stanno insegnando molto. E poi i clienti sono il rapporto che ha a che fare una persona con un'altra persona ed è molto bello perché ti aiuta ad aprirti e a farti conoscere nuove emozioni, nel senso che ognuno ha il suo carattere e quindi è molto bello perché ti apre, diciamo. A livello umano ho imparato molto saper ascoltare le persone, mi hanno fatto capire tante cose, la mia datrice di lavoro, le mie tutor mi hanno fatto capire molte cose. Quando ci sono stati dei periodi un po' giù per me, loro ci sono state e mi hanno fatto capire delle buone cose, questo per me è molto importante. Il processo sta andando molto bene, si sta realizzando tante cose più nuove rispetto a prima. Io non l'avevo mai affrontato in questa nuova esperienza. Cose nuove, cose che non si facevano in altri progetti, perché io non avevo mai affrontato cose nuove. Parlare cose più impegnative, cioè cose che io non sarei mai riuscito in grado di affrontare negli altri lavori. Però c'è tirocini, perché gli altri erano anche interessanti, però non si riuscivano a affrontare queste cose che si facevano in questo. Questo era più impegnativo degli altri. Non lo sto trovando più impegnativo rispetto in questi ultimi anni, mesi che sto svolgendo. Sì, perché c'è molto da affrontare in cucina. Guarda, io arrivo sempre alle 10 e finisco alle 14. Entro in cucina con l'attività completa, a fare tutto quello che mi chiedono di fare. Sì, entro in cucina, mi mettono a fare quello che io faccio sempre. Qualche volta ho le verdure grigliate, ho le solite cose di pesce. Una cosa nuova ieri ho fatto, una cosa in padella, una crepe, che non è una cosa tanto semplice. A me non mi manca niente il lavoro, io voglio solamente continuarlo fino alla fine, anche se non vengo più riconfermato, però voglio lasciare un ricordo alla fine del tirocinio per dire che io mi sono messo in impegno tantissimo, basta. Voglio che avere più voglia di andare, rimanere lì fino a quando non, fino all'ultimo giorno. Poi se non continuo non faccio niente. Io purtroppo che aver lasciato un ricordo di questo progetto che ho fatto bene fino adesso. All'inizio avevo molta paura, molta, perché se non conoscevo i colleghi, rapportarsi con gli altri, cosa dire, come si rapportavano con me, non mi conoscevano. Poi man mano che passava il tempo
sono diventata amica dei colleghi io. E parlare, quattro chiacchiere, risate. Mi hanno cambiato il mio mondo. Quelle che avete visto sono solo alcune delle testimonianze di quella che poi è stata l'esperienza Includis. Nel Plus di Cagliari si sono candidate una ventina di aziende che hanno permesso l'attivazione di ben 41 tirocini che sono andati da una durata dai 6 ai 12 mesi per un monte ore tra le 20 e le 25 ore settimanali. Nel mese di marzo poi è stato, a causa della pandemia e del conseguente lockdown, è stato necessario interrompere questi tirocini, ma nonostante alcune difficoltà la maggior parte di questi sono stati riattivati e sono arrivati a conclusione soddisfacente da parte di tutti i tirocinanti. In tutto questo percorso è fondamentale il lavoro di rete, quindi con le istituzioni, con i servizi sociosanitari coinvolti, con anche le agenzie per il lavoro, le aziende e tutti i diretti interessati, affinché si lavori con una linea comune attraverso dei progetti personalizzati, quindi cuciti su misura per la persona. Solo questo è il modo affinché poi i progetti vadano a buon fine. Ci auspichiamo che le istituzioni quindi possano continuare a portare avanti delle azioni che vadano in questa direzione e supportino anche le aziende affinché le stesse possano mettere in atto anche i cosiddetti accomodamenti ragionevoli, ovvero non solo la persona che si deve adattare all'azienda, ma anche l'azienda che può mettere in atto tutta una serie di strategie di adattamenti favorevoli alla persona con disabilità, e questo sicuramente poi risulterà di beneficio sia per il clima aziendale che per la produttività lavorativa stessa. Quindi i progetti personalizzati, cuciti su misura sulla persona, sono senz'altro la carta vincente per portare benefici dei percorsi, che non devono essere solo percorsi lavorativi, ma devono prendere in considerazione il progetto di vita a 360 gradi della persona, quindi anche la stessa vita indipendente e l'inclusione sociale piena. Questo è senz'altro il modo vincente che porterà dei benefici non solo al singolo, ma all'intera collettività. Sono Viviana Lantini, sono l'assessore alle politiche sociali del Comune di Cagliari. E anche io, quando ho visto questo filmato, sono rimasta molto colpita dalla felicità e dall'emozione che traspariva dalle testimonianze dei ragazzi e delle ragazze che stanno vivendo questa esperienza, che non è stata solo un'esperienza lavorativa, ma per loro è stata proprio un'esperienza di vita, un modo vero e proprio di entrare nel mondo. Noi vorremmo che questo progetto ovviamente venisse riproposto, e noi aderiremo con lo stesso entusiasmo che abbiamo fatto in precedenza, però siamo intenzionati come Plus di Cagliari, nell'ambito del progetto Vita Indipendente del 2019, a destinare dei fondi per dare continuità a progetti anche di inclusione lavorativa. Voglio ringraziare i funzionari e le funzionarie dell'ufficio di piano, che insieme ai funzionari del settore disabilità e a tutti i nostri partner del progetto hanno reso possibile la sua realizzazione, soprattutto con questi risultati veramente lodevoli.